L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Buonasera, signore. Di qua, prego. Chiedo venia. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. Le mie umili scuse. Ah, chiedo venia. Jeremy sta davvero infiammando la platea stasera. È fantastico. Ethan, tu
Dovevi venire da me. Avremmo trovato un altro modo. Sì. Ma così l'avresti saputo. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Non c'è pericolo. È successo lì, su quel palco. Che ci fanno quegli uomini qui? Ordine. Muoversi. Richiamo. Muoversi. Idiota. Dove state andando? E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro? Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. O per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene. È un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richieda abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per lui. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan, e onorate la nostra causa.
Un po' d'aria fresca mi farà bene. E poi andrà tutto bene. Ne sei sicuro? Ma certo. Ti ho mai deluso, forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene. Sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Che ne dici di tornare sotto coperta? Sul ponte non c'è spazio per le signore. Lo credo anch'io. Eppure tu sei qui. Vuoi fare lo spiritoso, eh? Vediamo se ridi anche per questo. Ora basta, Chris. Restane fuori. Senti, senti questo. Viene a fare lo spaccone e si crede il signore del castello. Su, ragazzi, smettetela. Se il capitano ci vede... Al diavolo il capitano! E al diavolo tu, Vince! Da che parte stai, eh? Sono pronto a ricominciare. Non ti conviene. E perché? Credi che ho paura di te? No, ma dovresti... Ti arrendi? Mai! Ora come la mettiamo? Ma che succede qui? Capitano! Esigo un chiarimento, signor Kenway. Queste qua... Ingannavamo il tempo facendo un po' di sport, capitano. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Non sapevo di pagarvi per ciondolare. Una parola, signor Kenway. Ah, quasi dimenticavo. Il tuo coltello. Non mi importa di voi, signor Kenway. Ho avuto solo problemi da che siete a bordo. I vostri problemi non c'entrano con me. Domando scusa? Non avete polso, siete vizioso e crudele. E la ciurma non ha alcun rispetto per voi. Io non voglio discutere. Vorrei un favore da voi. Ah, questa è bella. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. E perché dovrei aiutarvi? Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America vivo. Ebbene, che farete? Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro. Se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Ottimo. Signore? Signor Kenway. Capitano. Qualunque cosa sia, non credo manchi molto. Allora, meglio muoversi. Ha ridotto ancora le razioni.
Non ci starei mica ripensando, vero? So che tu hai ragione. Ehi tu, ho delle domande da farti. Fantastico, ma non ho tempo da perdere. E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico. Loro parlano con tutti qui. Zitti! Sta arrivando! Fingete di lavorare! Dottore, avete un momento? Perché? Vi sentite male? No, niente affatto. Mi chiedevo se avete sentito strane voci qui a bordo. Che genere di voci? Strane lamentele, proteste. Gente che ce l'ha col capitano o i passeggeri. Parlate come James. Come gli ho detto, ho avuto troppo da fare con le ricerche per avere il tempo di notare qualcosa di strano. E dove posso trovare James? Trovate giù in Cambusa. Ora vogliate scusarmi. Sei tu, James? Sì. Ethan Kenway, lieto di conoscerti. So già chi sei. Speravo di poterti fare qualche domanda. Lo immaginavo, ma non qui. Seguimi. Allora, cosa vuoi sapere? Hai visto o sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati? Qualcosa che ritieni preoccupante? Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte. Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino. Ma la vedo molto grigia. Intendono ammutinarsi? So soltanto che detestano il capitano. Mills ha cercato di tenerli buoni, ma un uomo solo non può fare più di tanto. Grazie dell'informazione. Spero solo di arrivare vivo alle colonie. Sera, signore. Sera, tutto bene? Liscio come l'olio, come piace a me. Cosa vi porta quassù? Volevo fare un giro, sgranchirmi le gambe, tutto qui. Attento a dove andate. Il ponte nasconde molte insidie di notte. Cos'è? Hanno lanciato del carico fuori bordo. Ma perché? Dice che non ce li meritiamo, certi russi. Non è affatto giusto che lui abbia arrosto e vino e soltanto stocca fisso e gallette. Strano. Molto strano. Ogni notte è lo stesso, per lustro una zona e buttano i barili dipinti da un'altra. Devo assoldare un secondo paio di occhi, magari James o Mills. Ma perché lo fanno? Se ho ragione, i barili servono da segnali. Lasciano una traccia.
Temo sia soltanto questione di tempo prima che gli inseguitori... Nave in vista! Si prepara a sparare! Ai vostri posti! Pronti a... Tenersi tutti giù! Un colpo a salve! Sembra che non vogliono affondarci, ma abbordarci! Uomini ai posti! Pronti a combattere! Mi voglio sotto coperta! Perché? Posso difendere questa nave? La sapete issare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo. Ora tornate in cabina, oppure devo farvi scortare giù! Chiudete il boccaporto! Eitan, sei stato lì sopra. C'è una nave in vista e vuole abbordarci. Ma è strano, nessun ammutinamento a bordo. Non ha senso. Ah, ma ce l'ha. Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra così facilmente dopo l'omicidio all'opera. Senza che ce ne accorgessimo, senza che ti seguissimo. Ah, così si spiega tutto. Arrenditi e verrai trattato con ogni onore. Se vuoi trattarmi con onore, dammi una spada. Vuoi davvero tentare la sorte in questo modo? Dovete restare sotto coperta. Vi ho dato ascolto, ma Mills mi stava aspettando. È lui che ha portato quella nave qui. Non c'entra la ciurma, solo lui. Che cosa vogliono? Me. Che vi prendano. Ah, è così. Ci raggiungeranno. Non si può far nulla. Forse ho un'idea. Volete che entri in quella tempesta? Non abbiamo scelta. Non lo farò. Lo farò io. Va bene, va bene. Sistemerò io la vela. Thank you.
piegate le vele! Fenway, all'albero di trinchetto! James, voi all'albero maestro! State pronti all'attracco, uomini! Attracco? Non c'è niente, solo una nebbia infinita. I gabbiani sono delle buone guide. Salite sulla coffa e vedrete.